Qual è l'effetto che può avere la parola su di una persona? Ecco, vi faccio il mio esempio. A me la parola mi riempie come un uovo. Io a volte non riesco a contenere tutto quello che mi passa per la mente. Devo prendere appunti continuamente. Perché? Perché questo? Perché Gesù lo disse. Voi sarete acqua viva. Voi zampillerete. E anche quando disse alla Samaritana, ci sarà un tempo che non a Gerusalemme e non nel Tempio si adorerà Dio, ma lo adorerete in spirito e in verità. Intendete bene cosa dice? Non nel Tempio. E il Tempio sono le chiese di oggi. Tutto quello che si fa in chiesa, in tutte le altre strutture religiose, evangeliche, protestanti, testimoni di Geova e tutte le altre religioni, tutta una cosa in più. Non è una cosa cattiva, è una cosa in più. Ma quando parli veramente con Dio e con Gesù, sta scritto, è in spirito e in verità. Dentro di noi, il nostro corpo è il tempio di Dio. Sono in ferie e uno come me cosa può fare? È ovvio, parlare della parola di Dio. Non solo di pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Confessatevi gli uni gli altri, rimettete i peccati e vi saranno rimessi. Ecco, Gesù cosa intendeva con queste parole? Di parlare fra fratelli. Lo dico perché questo versetto lo usa molto la religione cattolica, ma dico cattolica non perché sono contro la religione cattolica, perché io trovo falle in tutte le religioni. Tutte le religioni non sono la parola di Dio. Anzi, dalla parola di Dio hanno fatto religioni. Comunque, per arrivare al punto, la religione cattolica ne ha fatto un mestiere. Confessatevi gli uni gli altri, ne ha fatto un mestiere, il sacerdote. Ma il sacerdote ascolta quello che dici. Ma io vi racconto la mia storia personale. Io sono nato cattolico senza saperlo. Allora ho detto, sono nato cattolico, allora dal momento che ho questo fuoco che mi spinge dentro a cercare la verità e la giustizia, ho incominciato a frequentare la chiesa. Perché io avevo questa necessità, io cercavo la verità, cercavo quello oltre che vedevo ai miei occhi. Toccando un po' la Bibbia, e quando mi andavo a confessare, ascoltavo la messa e tutto il resto appresso, io mi sentivo sempre vuoto. Io mi inginocchiavo e chiedevo a Gesù di più, perché non era possibile, non era possibile che io ero così vuoto quando uscivo dalla chiesa. E gli chiedevo sempre di più, di più. Io quando mi andavo a confessare, io mi andavo a confessare ogni settimana, poiché era proprio il vuoto che ci avevo dentro, era il vuoto della religione che avevo dentro. E io al prete, al sacerdote, gli facevo una testa così tutte le settimane, ma lui non aveva risposte per me. Lui restava sempre senza parole alle mie domande, ma non le mie domande personali, perché io, accostandomi un po' a qualche versetto della Bibbia, perché da premettere che io cercavo Gesù, ma non sapevo niente della Bibbia. Quindi il sacerdote, io lo turbavo con le parole, lo turbavo perché? Perché l'insegnamento religioso è un mescolare una dottrina religiosa con la parola di Dio. E cosa ne può uscire fuori? Ne può uscire fuori una mezza verità, che è peggio di una bugia. Un insegnamento errato. Errato perché? Che, come dico sempre, esiste una sola verità, non esistono due, tre, quattro. Il problema delle religioni è che ognuno che si accosta per evangelizzare con una religione, che sono molto pochi, perché i religiosi non riescono ad evangelizzare, perché la gente, le persone si turbano, perché i religiosi, ogni religioso dice che ti porta la verità, ma tu non ti puoi accostare a una persona dicendo che tu come persona gli porti la verità. La verità è una sola, la verità è la parola di Dio, e non si esce al di fuori di quella parola. Vi faccio un esempio: amatevi gli uni gli altri. Cosa si può aggiungere a questa parola? Io sono il pane della vita, io sono la luce del mondo. Cosa si può aggiungere a questa parola? Niente, perché la parola di Dio, la parola di Gesù è completa. Tutto quello che io aggiungo e gli altri aggiungono può essere sempre contestabile. Perdonate e sarete perdonati, non condannate e non sarete condannati. Con la misura che misurate, così vi sarà misurato. Chi uomo al mondo, chi poeta, filosofo, scienziato ha mai detto queste parole? Venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Dite parole buone che non facciano male agli uomini.
Ecco, con questo voglio ringraziare tutte le persone che mi danno forza e per andare avanti a portare il Vangelo con una buona parola, che mi ringraziano. Altrettanto ringrazio il Signore che mi dà la possibilità di portare la Sua parola. Con questo voglio anche dire che, ecco, che io per esempio ora mi confesso con voi che devo essere, avere più misericordia, perché il Signore disse: molti saranno ciechi e sordi, molti vi odieranno a causa del mio nome, ma ricordate che prima di odiare voi hanno odiato me. E per i fratelli che mi stanno ascoltando, quelli che non vanno appresso le religioni, capiscono bene cosa voglio dire, perché chi veramente porta il Vangelo e la verità rimarrà solo, ma non proprio solo, ma con Gesù, e quello basta. Shalom, fratelli.